Coglione, non mi puoi raggiungere. Idiota, soffri in silenzio, maledetto. Sarei un bravo psicologo, vero? Oddio, però mi sono perso qualcosa. Mi lancio la macchina addosso. Sei tu che... Stiamo affogando. Ehi, hey, gente, questo è il video del Ben sul canale con una puntata di In Sound Mind. Un gioco, ragazzi, del quale non riesco... Del quale non riesco più a fare a meno ormai. Siamo qui che abbiamo conosciuto il nostro secondo paziente, Allen, un ragazzo con problemi di rabbia repressa, che apparentemente è stato settato, incastrato dal governo e, diciamo, eliminato, tolto di mezzo, in quanto aveva assistito a una dispersione di agenti chimici allucinogeni sul molo. Non sono convinto che sia effettivamente una riflessione della realtà, quella che stiamo vivendo. Potrebbe essere tutta una finzione della testa di Allen, o della nostra, per carità. Però, considerando quello che sto trovando in giro... dammi qua. Stealth 2. Considerando quello che stiamo trovando in giro, è abbastanza plausibile che sia vero quello che è successo ad Allen. Perlomeno in questo mondo è sicuramente una cosa vera. Oh, un foglio. Central Intelligence Bureau, che sarebbe la CIA taroccata, quelli che l'hanno eliminato. Stati Uniti d'America. Seguendo l'evento, qualsiasi discussione di un... non sarà menzionata o discussa. Qualsiasi testimone deve essere bruciato. Ordini diretti da presidente. Non lo so. Allen! No, Allen! Dio mio, sei inquietante, Allen. Allora, Allen praticamente ha sempre avuto delle allucinazioni, dei sogni, degli incubi ricorrenti riguardo a un buio che lo inghiottiva. E ad un certo punto, vedete, ad un certo punto l'oscurità lo ha inghiottito. E ora ha una paura tremenda della luce. Motivo per cui è così repellente per lui. Dammi qua, là, tutto. E noi adesso abbiamo sbloccato così i freni, teoricamente, se ricordo bene. Oh, Allen, sono il tuo psicologo, non farmi del male. Vai. Vai, veloce, muoviti! Oh! Dove sei, Allen? Dove sei, maledetto? È vero, lo vedo con lo specchio. Anche così lo vedo, però lo posso vedere con lo specchio così. Coglione! Non mi puoi raggiungere! Idiota! Soffri in silenzio, maledetto! Sarei un bravo psicologo, vero? Il dolore fa parte della vita, fighetta! Accettalo! Abbraccialo! Godi nel dolore e diventerai solo così un vero uomo. Sono un pessimo psicologo. In ogni caso, io mi piace credere a me, alla teoria complottista. Mi piace davvero crederci, perché è intrigante, molto... Maledetto, questo è il mio amico stalker. Bravo. Ci hai messo solo un'ora a trovare un modo per scavalcare quella recinzione. Quella luce che ti stai portando dietro sembra perdere la sua lucentezza. Forse, come te, ha bisogno di essere messa al suo posto. Che cacchio vuoi? Che cacchio vuoi? Dammi qua. Dammi tutto e stai zitto. Credo di dover andare di là. Oh. Ah no, è la luce del faro, ok. Ok, dammi la torcia. No, non è la luce del faro, è lui che mi sta seguendo. Ah, ok, qui devo utilizzare il mio... bengala! Mamma mia, che esplosione! Stupefacente! Sento che la bestia si è arrabbiata. Mio Dio, sto scatto quando mi carica le risorse. Ah! Oddio! Luce! Bengala! Sono alla luce! Gagliane! Oddio, si è mangiato il mio bengala. Cosa? L'ho mancato? Mi devi mostrare qualcosa? Ma anche no, grazie. Oddio. Oh, mi sta lanciando le macchine addosso. Corri! Corri, Desmond! Corri, non guarda... Oh, c'è una scorciatoia qua, mi sa. Ah, la grande. Oddio, però mi sono perso qualcosa! Mi lancio la macchina addosso? Sei un maledetto ma... Sei un maledetto suino, brigantiere, quello che vuoi. Malandrino che non sei altro. Aia, aia, aia. Non farmi del male. Guarda che le macchine in testa fanno male al tuo psicologo.
che vuole assolutamente aiutare. Non mi toccare, bello. Bello. Bello, non mi toccare, eh. Oh, madonna mia, mi vuole proprio male. Mi vuole proprio morto. Mi vuole proprio morto. Ah no, aspetta, devo far esplodere quello. Ah! Alla grande? Oddio, mi sta seguendo. No! Allan! Allen! A Luigi! A Luigi! No, 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 no. Mi lancia ancora la roba addosso. Ok? Ah, ok, qua devo andare. L'ho dimenticato completamente. Stavo rifacendo la strada al contrario e stavo andando al peschereccio, essere onesto. Sì, alla sua casa, bruciata. Ok, questo cos'è? La... Ah, la casa sotto il faro. Ah, tre lucchetti, alla grande. Quando ero nelle scuole superiori mi nascondevo nella stanza dello sviluppo delle foto. Non ero neanche nel club, nel club di fotografia. La luce rossa mi non lo so, mi tranquillizzava. Era la chiave per la mia sanità. Ah, quindi la luce rossa è la chiave per la sua sanità. Ah, dove la trovo? Dice qualcosa? Buona fortuna a raggiungerlo. Ah, damma. Yeah. Immagino. Svegliarsi in freddo, col sudore freddo, cacciato dal governo e dagli incubi. Non è normale. E neanche perdere i tuoi pazienti. Ah, la paranoia ti mangerà intero. Non è così? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Cosa è successo veramente ad Allen Shore? Ecco come si chiama il ragazzo. Colonna di Jorge Avalos. Jorge l'abbiamo incontrato. Il caso di Allen Shore, il custode del faro, sospettato di aver dato fuoco a una parte di Icarus Point, continua ad essere un tasto dolente per la comunità. Allen è un tizio molto strano, ma dare fuoco a casa sua non credo si sarebbe capace di farlo, disse Frankie Nilsson, un frequente visitatore di Icarus Point. Una stampa ufficiale rilasciata dal Milton Haven Police Department dice che Allen abbia utilizzato la pistola segnaletica per appiccare l'incendio e che il caso sia al momento investigato come un tentativo fallito di suicidio. Il reporter tuttavia ha i suoi dubbi. Perché mai Allen dovrebbe utilizzare una pistola incendiaria, un bengala per dar fuoco a casa sua e non un oggetto più comunemente trovato su una nave? Un oggetto più comunemente trovato su una nave piuttosto che su un faro. La USS Thanatos al sito dello schianto, che è la nave. L'USS Thanatos è la nave che si è schiantata sul nostro molo. L'acqua sembra essere sporca e inoltre quando si considera la chiamata di Allen alla polizia poco prima dell'incidente, che menzionava degli uomini in nero andando avanti e indietro al sito dello schianto a Patmos Beach, che è lo sito dello schianto da Patmos Beach. Allen ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere? O questo è solo semplicemente il prodotto di una mentalità instabile? Solo Allen Shore può rispondere a queste domande e potrebbe non risvegliarsi mai più. Ah, ma è ancora vivo? Ancora vivo Allen? Guarda perché lo vediamo nella nostra allucinazione. Non ha senso. Forse, vabbè, forse è un modo di dire. No? La luce rossa? Vuol dire che devo fare qualcosa? No? Oh! Eccola qua. Ok, quindi sì, devo cercare la chiave e la luce rossa. Era abbastanza palese il suo indizio. Qui. Luce rossa, dove sarà mai la chiave? Eccola qui, la grande. E qui invece? Sono le 4:49, sono ad Icarus, guardando nel vasto oceano e sono triste. Non so come mai, la tristezza ha trovato casa nel mio petto. Si è trasferita con tutta la sua roba e ci vive lì adesso. Lo so che è stupido, il dottore ha detto che dovrei far uscire tutto questo dolore quando me lo sento. Come se avessi qualcosa da dire forte, ma la mia gola... Ma la mia gola mi fa male adesso. E voglio solo dire che sono triste. Lo sto dicendo, non lo so perché. E non so per chi altro lo stia dicendo. Lo sto dicendo all'oceano. Sono triste. Qui. Fai qualsiasi cosa tu voglia con questo. Chiave. Chiave, sicuramente in questa stanza da qualche parte. Ma
cavolo è? Oh, lì c'è qualcosa. Oh, luce rossa, ok. Dov'è la chiave allora? Lì da qualche parte. Compare quando accende, si accende la luce rossa, però. Accenditi, maledetta. Ah, eccola qua. Ben nascosta, eh. Questa era la più difficile di tutte. Ok, quindi adesso abbiamo le tre chiavi. E che ne so, sono tutte uguali le chiavi, non rompere le scatole. Stai scherzando? Tutte le combinazioni le ho sbagliate. Solo per esclusione sono riuscito a vincere. Ah! Pronto? Folle! Credi di riuscire a sostituire la personalità distrutta di Allen con una nuova? Semplicemente cambiarla come una lampadina? Provaci! Non vedo l'ora che si rompa tra le tue mani. Sei proprio incoraggiante, signor... Signor Cappello... Lo salire, suppongo. Oh, sì. Signor Detective, più che altro credo che quella sia la coscienza di Desmond. Continuo a ripetere ogni episodio, ma proprio ne sono convinto. Secondo me è la coscienza di Desmond quella. Il tizio col cappellino e... il cappotto. Per cambiare la... Ah, Dio, che vuoi? Che devo fare? Oh, sei chiuso? Ma che devo fare? Devo uscire fuori? Oh! Non funziona niente, che devo fare? Forse devo attaccarlo con... Ah! Devo distruggerlo! Oddio, ma mi fa un male cane! Con la pistola, allora! No, bello! Ah, oh, 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 aspetta, abbassati! Devo distruggere la lampadina! Ah, e qui devo saltare! Capito! Ah! Troppo forte per te! Abbassati! Oh! E crepa maledetta! Ok, ce l'abbiamo fatta. Troppo forti, troppo forti! Munizioni, bengala, bengala, munizioni, munizioni, alla madonna, solo munizioni. Ah, ok, metto la nuova lampadina. Alla grande! Si è bruciata immediatamente. Ah, manca la corrente, come non detto. Devo sistemare la luce. Che ne so io? Devo scendere? Ah, ok, forse devo andare lì dove c'è il verde. Devo andare al generatore, quello della stanza principale, mi sa. Credo proprio di sì. Scusate. Scusate, ho avuto un problema con la registrazione. Che altro sto gioco mi lagga. Quando carica le nuove risorse mi lagga. E non è una questione di prestazioni, potete credermi. Ah! Ah! Bello! Qui mi serve il bengala. Che è successo? Ah, mi ha aperto, ok, mi ha aperto... Refreshing. Ah, devo andare qua. È una tomba. Ah, Dio mio, non farmi del male, bello. Sono il tuo dottore, eh. Senza di me. Ah, generator room. Pensavo fosse una tomba qualcosa. Ok, e che devo fare? Il generatore ha mostrato segni di decadimento. Qualche volta si rompe dopo aver pulito e ha bisogno di una spinta per farlo partire. Stranamente... Mi immedesimo nel generatore. A chi lo dici, ragazzo? A chi lo dici? Ok. E che devo fare? Andare di qua. Oh, lì. Questo esplode. Non ha funzionato. Ah, di qua. Interesting. Questo generatore? Ah, vabbè. È un po' incastrato. Ok. Adesso... Devo tornare lì? Credo di sì. Cosa? Bello, non funziona! Non mi toccare! Non toccare il tuo dottore, eh! Guardare ma non toccare, paziente! Guardare... Oh, c'è della roba! Ah, c'è roba nascosta! Via, via, via! Che devo fare? Ah, bisogno di una spinta... Ok, ok, chiaro come il sole. Immaginavo ci sarebbe stato qualcosa di nascosto. Qui non c'è niente. Fammi distruggere. Vediamo se mi distrugge questa cassa. Oddio, sto sognando. Vieni qua, bello. Distruggimi questo, dai. Ah! Tontolone. Sai che c'è della roba nascosta.
Oh, dritto sui denti. Bello, eh. E che cosa c'è? Munizioni, bengala. Hai rotto il cazzo, eh. Munizioni, bengala. Batterie. Ah, oh, sì, hai ragione. Vieni qua, bello. Ho bisogno di te, forza. Dove sei? Vieni qua. No, no, non farmi del male. Aspetta. Non voglio affogare con te, bello. Sono il tuo dottore, non il tuo idiota d'affogamento. Ah, ma non c'è niente di utile. Io che sto perdendo tempo come un cretino. Ok, dovrebbe andare. Ah no. Ehi! Ah! Adesso devo andare a premere il tasto rosso. Capito, capito, capito. È andata? Adesso devo salire su, no? Sto usando il cervello. Non lo so, non lo devi chiedere a me, ragazzo. Sei tu che... Oh, mi sta... Ah, stiamo affogando! No! Oh, sono caduto! Oh! Stai scherzando? Che cavolo ti prende? Stupido gioco che mi lagga! Corri! Corri! Ragazzo, corri! Io non lo so. Mi ha laggato praticamente, si è girato cadendo dalla riga. Dottore, cosa faccio? Aiutami! Gli devo sparare? Ah no, lo devo aiutare! Va tutto bene. La nave, il fuoco. Non è stata colpa tua. Qualsiasi sia questa sostanza chimica, deve essere la sorgente. Non voglio più aver paura. Sei più coraggioso di quanto tu lo sappia. La pazzia di Allen si è spenta proprio come quella di Virginia. Ah no, è venuta insieme a quella di Virginia. Non ho alcun dubbio che sia colpa della sostanza chimica. Devo seguire la traccia chimica, vedere dove porta. Non so, non vorrei che la storia della sostanza chimica sia una giustificazione che Desmond dà a se stesso per giustificare la sua innettezza nel suo lavoro. Può darsi, adesso vedremo. Non vorrei che finisca di merda, con questa scusa. Che lui non è in grado di giustificare. Addio! Non chiedetemi perché mi sono spaventato. Non chiedetemi perché sono spaventato. No, è chiuso. Adesso io dovrei andare di là. Devo tornare indietro. Ah, ok, c'è la porta. Ma non so se ho raccolto tutte le sostanze chimiche, sai, Frank? Io adoro l'atmosfera di questo gioco. Cioè, veramente, è cupa, noir, intrigante, una roba mai vista prima d'ora. La sto adorando. Le mappe non sono così grandi, perché comunque stiamo continuando a girare in tondo su una piccola area. Però comunque è studiata in modo che ogni livello, diciamo, non capitolo, ma livello di capitolo, sia diverso tra... Mi sembra di sentire qualcosa dietro di me. Sia diverso l'uno dall'altro, è una cosa incredibile. Veramente, tanta roba, tanta roba. E niente, anche la cassetta di Allen è completata. Chissà quanti pazienti ho in totale. Io direi, così, lanciando un'ipotesi, 5. Di solito sono 5 i pazienti. Però, comunque... Vedete, ho ucciso un corvo che già come ha dovuto caricare la risorsa dell'esplosione del corvo. Ma che cazzo. Non so come sistemare sta roba. Non so proprio come sistemare. Maledetto. Ha preso quella deviazione, stava scendendo, poi ci ha ripensato. Quello pezzo di merda. Sono uno stronzo, lo so. Va bene lo stesso. Comunque mi ha dato l'achievement a spacciatore di pillole per aver raccolto tutte le pillole del capitolo. Erano solo pillole Vitalix, due pillole Vitalix, infatti ho 110 di vita. Nulla di che. Una cagata. Però, perché lasciarle lì, no? Ok, adesso possiamo uscire. E possiamo andare nell'appartamento di Allen, un po' come abbiamo fatto con lo specchio nell'appartamento di Virginia. Possiamo fare la stessa cosa nell'appartamento di Allen, in quanto adesso abbiamo il bengala per rimuovere quelle zone di buio che avevamo prima. Tania! Tesoro mio, come va? Aspetta che... No. You're back. Sei tornato. Bene, mi stavo preoccupando. Le cose stanno in cerca... Stanno iniziando a diventare un pochino instabili qua intorno. In che modo? La terra trema, l'acqua fuori si sta innalzando.
I know what happened to Alan. Lo so cosa è successo ad Alan. I know, I saw. Lo so, ho visto. Alan mentioned that driver. Alan ha parlato di quel guidatore di cui stai parlando. Max Nygaard. C'è una porta per la sua casa? Yeah, I was thinking the same thing. Sì, stavo pensando la stessa cosa. Quindi anche il guidatore? Vi ricordate che in autostrada? Del livello di Allen? No, non era un incidente. Ha chiesto se il fuoco a casa di Allen era un incidente. Apparentemente no. C'era un incidente di un camion che diceva che... Anzi, che l'asfalto si stava sciogliendo. Che probabilmente era influenzato dalle sostanze chimiche che c'erano nel suo camion. Vuoi dirmi che anche lui era un mio paziente? Ma che coincidenza sarebbe? Cioè, te la stai cavando la grande, in ogni caso. Paziente, 33enne, Allen Shore. Incubi, fobia del buio e schizofrenia. Schizofrenia. Il paziente ha cercato trattamento di sua spontanea volontà, ma lamentandosi, cioè... dicendo... lamentandosi! Traduzione letterale, lamentandosi, però è brutto dire che si lamentava. Lamentando un'incapacità di stare al buio e ricorrenti incubi in cui le ombre si muovevano e facevano dei rumori, grugnivano, non so come dire. In ogni caso, ha paura di essere toccato o consumato dalle ombre. Storia personale, è nato e cresciuto in Montauk, New York, si è mosso da New York City all'età di 18 anni, a Milton all'età di 22. Il paziente ha avuto una persistente paura del buio fin dalla sua infanzia. Gli incubi stessi si sono potrebbero essere la manifestazione della sua fobia che si intensifica nel processo. L'ossessione, il bisogno ossessivo di tenere la luce è stata indotta dai suoi parenti, dai parenti del paziente e probabilmente si sono tramutate in questo problema. I genitori del parente erano entrambi avidi fumatori e sono entrambi morti di cancro ai polmoni un anno dopo l'altro, a un anno di distanza l'uno dall'altro. Allen aveva 16 anni al tempo. Ha speso i 2 anni muovendosi fuori da solo, trasferendosi da solo. Il paziente ha strutturato la sua vita intorno a un bisogno della luce a tutti i tempi. Incluso un operando e mantenendo il faro di Carus Point, lasciando il lavoro precedente come meccanico alla Pandora Hotel. Il paziente si sente strano intorno agli altri, preferisce stare molto spesso da solo. Il paziente vive vicino al faro. Il paziente qualche volta esprime eccitazione riguardo alla sua fobia, godendo nell'adrenalina che sente quando è spaventato. Possibilmente ha delle tendenze masochiste. È stato ammesso all'NLH dopo aver sofferto, probabilmente in ospedale, è ancora vivo! È vivo comatoso! Dopo aver sofferto delle ustioni fatali la notte dello schianto della nave. Hai capito? No, comunque sono convinto, sì, è vivo e le ustioni sono vere, secondo me, veramente. Veramente? Se spari in testa quei mostri fai più danno a loro. Oppure potresti semplicemente evitarli in maniera furtiva. Tua scelta. E morale della storia potrebbe essere che comunque potrebbe ancora essere la mente di Desmond che si giustifica in qualche modo per quello che è successo. Ma non credo, perché la cartella clinica dice comunque che... lui è comatoso, ha sofferto bruciature e l'incidente stradale. L'arenaggio della nave è successo veramente. Quindi sono convinto che effettivamente il governo potrebbe averlo... Mi piace credere alla teoria del complotto, ma credo che il governo l'abbia soppresso, diciamo così. Quindi adesso posso entrare in soffitta. Benzina, lanterne. Oddio. Amico al bengala. E qui devo saltare. E qui. Qui. Cosa c'è qui? Ok, mi sa che devo far esplodere questo. Ma dovrò utilizzare un bengala. Ok, interessante. Adesso devo tornare indietro. Ah no, c'è un'altra strada. Pulitino.
volte che mi sono svegliato qui. Una. No, sento veramente una tristezza per il poverino. Rallen, intendo. Sicuramente non meritavo quel che è successo. È nato con questo disturbo e... meritavo tutto l'aiuto del mondo e alla fine il governo ha deciso di ucciderlo solo perché ha assistito a quella roba. E lui voleva probabilmente veramente aiutare. Hanno inscenato il suo omicidio in questo modo. Non lo so, potrebbe darsi che non sia vero. Adesso vedremo con... andando avanti, sicuramente il gioco ci spiegherà se sia vero o meno quello che abbiamo visto. Però credo che sia vero. Volte che mi sono svegliato qui, sei. C'è stato quel rumore? Oh oh, non fare così, Torcia. No, non mi piace per niente questo appartamento. Non si prendeva molto cura dell'appartamento. È giustificato considerando quello che... quello che ha vissuto. Ha tutta la mia approvazione al ragazzo. Lì c'è qualcosa di giallo. È la porta? No, è lì qualcosa di giallo. Come ci arrivo lì? Ah, così? Così? Forse così? Andata? Ah, è andata, ok. Ora posso andare qui. Ok. Abbiamo tolto tutto il buio. Vinile di Allen. Quindi, in base, quando guardo queste foto, devo dire la prima cosa che mi viene in mente? Sì, basicamente sì. Ok, pronto? Pronto. Allen. Un suonatore di tromba. Un albero grande, una torre forse, che fa una lunghissima ombra. Un piccolo peschereccio fuori nel mare. Sta piovendo forte. Forse è stato preso da una tempesta. Quarta immagine. Wow, mi sento un pochino svenire. Non sono sicuro cosa stia guardando. Sembra un buco nero o forse il foro di un lavandino. Sì, è quello, il foro di un lavandino. Senza fine al fondo, lo sai? Questa mi ha fatto sentire qualcosa, dottore. Sento un buco nel mio stomaco. Questo significa che ha funzionato? Il test, fine della trascrizione. Veramente, poverino. Trovo che si risvegli dallo stato comatoso, dal problema che... dalla morte incombente. Mi auguro veramente che si salvi. Però... non ho molte speranze, sarò onesto. E boh, abbiamo preso il vinile di Allen. Adesso vediamo le altre zone da investigare, perché c'erano due zone. Oh, mamma mia! Quanto lo odio, sto tizio. Lo odio, veramente, con tutto me stesso. C'erano delle aree sulle quali investigare. Una era qui, immaginavo. Non funziona. Oh! Oh! Come? Come è troppo lontano per prenderlo? Stai zitto, salta! So che devo sparare con l'asse. Oh, no! È caduto giù. No, io voglio il fucile. No, qui c'è qualcos'altro. Ok. Maledetto bastardo. Ma anche qui c'era qualcosa, così. Il fatto è che ho solo due razzi. Uno lo devo anche utilizzare qui, mi sa. Che succede? Ah! Oh oh. Oh oh. Ciao bello. Dio testa. Ci sono altri? Ci sono altri? C'è una musichetta brutta, mi sa che ce n'è un altro. Oh sì, ce n'è uno verde là. Scritte verdi, nascosto nelle ombre. Però c'è quel tizio verde là che devo eliminare. Non mi fa sentire per niente a mio agio il fatto che sia vivo. Maledetto! Cane bastardo! Spara in testa e non crepa. Vabbè che l'ho mancato, ok. L'ho mancato! Va bene, c'hai ragione. Ah, questa è la prossima porta. Non è obbligatorio adesso. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ah sì, ho dei gettoni che posso utilizzare qui. Voglio ascoltare il vinile anche. No, aspetta, credo che sia verde. Alla grande. Velocità 3. Poi vorrei anche stamina. Stamina. Zezze. Sono una mosca, zezze. Ah, adesso posso correre ancora di più. Allora, è caduto il piano di sopra e la mia idea sarebbe che dovrò tagliare il nastro. Ricordate che c'è un nastro che mi sono dimenticato di tagliare al primo piano, che portavo sulla scalinata.
Probabilmente è lì. Probabile che sia lì. E poi devo ancora capire come recuperare la maschera antigas, effettivamente. Eh sì, avete anche ragione. Zamenamena tzze. Ok, c'è un'altra ombra. Qui è bloccato. Non ho più razzi. Oh, il fuoco! Bellissimo. Mamma mia. Ora ragioniamo. Così sci il fucile nel tuo edificio. Ora sì che ragioniamo. No, 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 voi non sapete quanto io adoro i fucili a pompa. È splendore puro. È bellezza più assoluta. Secondo me posso andare di là. Quante ne so. Ah, posso arrivare alla maschera, mi sa così. Vero? Oh sì. Oh sì. Gli appoggi, come cavolo si chiama? Le cinghie sono rotte, dovrò tenerla a mano. Ah, è pure un ossigeno limitato. Ah, interesting, interesting. Questa è ancora chiusa. Ok. Toglila. Ancora. Hai rotto il cazzo. Hai rotto la minchia. No, potevo arrivarci fin dall'inizio, non lo sapevo neanche. Maledizione. Pensavo fosse un bengala. Non l'ho visto prima? C'era una pillola qui, non l'avevo vista. What the fuck? Ah, c'era un'altra area dove potevo raccogliere una pillola. Aspetta un attimo, era al primo piano. Vabbè, in ogni caso abbiamo raccolto tutto. Adesso possiamo andare al terzo paziente, giusto per fare una specie di ricognizione del suo appartamento e capire che cosa ci aspetta. Ok. Oddio. Così. Ah, ma era qui. No, no, era qui, era qui. Ah, vedete? Dai, vita X mi fa cagare. Cosa mi serve vita extra se non mi faccio mai beccare dai nemici? È inutile. Mi serve, non so, qualsiasi cosa che non sia... Ah, è vero che ho aperto una porta anche. Non sia vita inutile. Magari... c'è qualcosa? No. No, thank you. Come no, thank you? Buonissimo. Vuoi diventare sovracciccio? Nel tuo sogno? Ok. Patatine. Basta con sto Vitalix, non mi piace, non mi serve, non lo voglio. Posso entrare lì? Apparentemente forse. Non lo voglio il Vitalix, Frank. Non è difficile da capire. Lì c'è qualcosa di giallo, quindi mi sa che c'è un nemico lì. Ok, possiamo andare di qua e vediamo chi è il terzo paziente. Ha detto che si chiama Max. Max Nilgard. Cosa del genere. Dai, zammenamena. Casa di Max. Beh, questa sembra un po' più... curata. Later, maybe. Dopo, forse. Cibo, 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 cibo. Cibo, cibo. È un po' più curata più o meno. Mangiava pizze, aveva problemi con l'alcol. Gravi problemi con l'alcol, apparentemente. Colpi per il fucile a pompa. Stupendo. Televisione malfunzionante. Dine Hashbomb, giudici, cioè giudici, scusate, avvocati. Incidente sul posto di lavoro, incidente. Ferita. Come cavolo, infortunio sul posto di lavoro, incidente. Licenziamento ingiusto. Puoi prenderti dei soldi, un compenso. Chiama gratuitamente per un consulto. Telefono 24 ore, Dina Kersbon. Ok, quindi aveva bisogno di avvocati. Per cosa? Beh, forse voleva fare una causa al suo datore di lavoro. Parla di infortunio sul posto di lavoro, può darsi. Max, Alice mi dice che hai fatto un buco attraverso il garage, il muro del garage nel mezzo della notte. Per davvero? Ha detto che la stanza di Madison è dall'altra parte di quel muro. Guarda, questa è la tua famiglia ed è affar tuo. Terrò i miei pensieri per me stesso, ma se hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a sistemare quel muro, fammelo sapere. Forse possiamo parlare un po' mentre siamo lì. In ogni caso, o tu sei più forte di quel che sembri o i tuoi muri sono deboli. Vale la pena dare un'occhiata. Il tuo amico Andy. Looks like it's out of juice. Non ha carburante. Detto manca il succo.
modo carino per dirlo. Menti. Ah, Madison è la fine, probabilmente, ok. Ricarica. Madison forse la figlia. 7 per il fucile a pompa, vuol dire che c'è qualcos'altro in mezzo. Non c'è niente. Oh sì, i colpi per il fucile a pompa. Oh, devo usare lo specchio. Quando ci sono i frammenti è perché di solito devo usare lo specchio. Ti ucciderò. Ma siamo sicuri che sia... siamo sicuri che fosse Alan, quello con i problemi di... No, Alan, ma alla fine aveva la schizofrenia. E paura del buio. Secondo me lui ha problemi di rabbia. Ha fatto un buco nel muro e qua c'è scritto ti uccido. Oh, c'è qualcosa di rosso lì. Oh, è un vinile! Però per arrivare qui mi sa che mi servirà una chiave. E troverò alla fine del capitolo. Il vinile è sempre... si raccoglie sempre alla fine del capitolo. Per ordine dal corte marziale di Washington e per la contea di Virgil, Max Niagar contro via Alice... Oh, Dio, un divorzio. Questo affare è arrivato... per arrivare prima... commissionato... La sola custodia del minore, Madison, deve rimanere alla alla difesa, Alice Niagar. Quindi ovviamente è stata affidata alla madre. Beh, in questo caso è anche sensato. Ficcava pugni nel muro e aveva problemi di rabbia, forse è più sensato tenerlo con la madre. Non conosco ancora la storia, però, voglio dire. Considerando che ha dei problemi di rabbia repressa, diciamo, dagli occhi di un giudice, probabilmente l'accusa ha giocato su quello, i problemi di rabbia repressa, potrebbe fare la male al bambino, bla 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 bla. La corte potrebbe riconsiderare la sua decisione in una data futura, provveduto il... Addio mio, quindi l'hanno... Deve sostenere un trattamento per salute mentale e ricevere una valutazione positiva da un esperto di salute mentale. Inoltre deve anche mantenere un impiego costante. Non deve perdere il lavoro, ok, con la cassetta di Max. Cose che mi fanno arrabbiare, false accuse, terapia, potholes, potholes e buche nel giardino, e le persone, people, hai proprio ragione, siamo in due. Ammazzavo di botte questo sacchetto. Ok, quindi sì, aveva problemi con la rabbia e perdeva spesso il lavoro. E ha perso anche la moglie. Probabilmente è sempre legato ai problemi di collera. Uno strano paziente. Più comune di quel che si potrebbe aspettare, di quel che mi potrei aspettare. Cioè, abbastanza comune questo genere di caso. Però non ha detto che lui guidava l'autobus, lì il camion. Il gatto ha detto che lui guidava il camion, quello che si è avuto un incidente stradale. O me lo sono sognato? Ho capito male. Può darsi, eh? Ah! Tanta! Quindi stai andando nel nastro di Niagara, eh? Ti suggerisco di non farlo. Non sei equipaggiato e neanche forte abbastanza. Ti ucciderà. E questo è il mio lavoro! Ma che cacchio vuoi, idiota? Baciami il culo. Anzi, sai cosa puoi baciare? Il fucile a pompa. Sonia! Quindi, era Max che lavorava. Mi chiedo che cosa stessero facendo con quei materiali chimici. Lo scopriremo. Non mi è mai piaciuto quel tizio. Fai attenzione intorno a lui. Beh, ha detto che non gli piaceva la terapia, quindi... Vediamo. I'm a little bit anxious. I'm a little unsure of where to go. I'm a little kid swallowed by the shadows in the ocean. And I know it's a little bit daunting. È stupendo, eh. It's a little bit scary when I'm alone. It's a little bit dark outside when I'm uptight. I call you on the phone. When we hang up, I stay awake for a while. What you say is true. I am flawed but fixable. When I manage some shut eye. Oh, for all I know, I might be slumbering. Although I'd rather be dead on your couch. Balla con me, gatto. In my bed, in my head, there's a light, but it's red. And I wander till waters bend around me and surround me. Till I quit. What's this shining at the far end of the road? Oh, I admit I'd rather see the dark end of a tunnel than the bottom.
belle le canzoni perché... Is a helping hand, but I cannot see but 2 feet in front of me. So try to understand if you're caught in the doorway and the fire is nipping at your heel. If you're stuck on a sinking. Ok, grazie. You're a therapist, not a DJ. Let the music play. Sei un terapeuta, non un DJ. Fai finire la canzone. Simpatico. È bello perché le canzoni descrivono appieno le descrivono i personaggi del nostro capitolo, delle nostre avventure. E soprattutto sono gli stessi doppiatori del personaggio che cantano la canzone, quindi è una cosa bellissima. In ogni caso, ragazzi, temo che la nostra puntata termini qui. Vi ringrazio per il guanto, fin qui mi auguro di vedervi nella prossima di In Sound Mind. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.